Salve a tutti YouTubers, mi presento, sono Mr. X Tutorial e vi do il benvenuto al primo video tutorial del mio primo nuovo canale di YouTube. In questo mio primo video tutorial ho intenzione di mostrarvi e di spiegarvi come poter ottenere ed utilizzare gratis il noto software antivirus a pagamento Kaspersky 2012, versione Internet Security, anche dopo lo scadere della licenza di prova con cui voi avete inizialmente attivato ed utilizzato questo prodotto. Prima però di spiegarvi questi tre metodi, di cui il terzo l'ho inventato io personalmente, volevo farvi questa premessa. Allora, è totalmente inutile disinstallare e installare l'antivirus di Kaspersky per poter riottenere di nuovo i metodi di attivazione di Kaspersky tramite licenza di prova, perché esso non ve lo dà assolutamente e vi lascia esattamente la situazione di partenza, cioè non cambia nulla. Allora, il primo metodo che vi voglio spiegare oggi è quello di scaricare ed utilizzare un programmino di nome Trial Reset, il quale, una volta avviato il suo processo, e una volta terminato il suo processo, esso vi riavvia il PC, e al termine dell'avvio del PC, voi potrete di nuovo attivare Kaspersky tramite la licenza di prova. Questo programma lo potete trovare nell'archivio, di cui appunto, che potete scaricare nel link che vi ho messo nelle informazioni del video, insieme a tutti gli altri file che appunto, che utilizzeremo per fare appunto gli altri processi di attivazione. Allora, adesso vi faccio vedere come utilizzare il Trial Reset. Allora, voi dovete andare nel vostro antivirus, andare in impostazioni, questa cartellina qui, autodifesa, e dovete disabilitare la vostra autodifesa. E poi dovete uscire dal vostro antivirus. Se non fate questo procedimento qui, Kaspersky non vi farà utilizzare il Trial Reset perché ve lo riconoscerà come virus, anche se ovviamente non lo è, perché non infetta il computer, non fa niente, ma ve lo riconoscerà come virus e non ve lo farà utilizzare. Ora, dopo che avete scaricato appunto, ed estratto l'archivio, entriamo e andiamo nella cartella Trial Reset e appunto apriamo il Trial Reset. Vi appare appunto questa icona del programma con questa musichetta e per attivarlo dovete cliccare sul pulsante KIS 2012. Partirà il processo, al termine del quale il computer vi si riavvierà in automatico e una volta appunto che riaccederete al vostro computer, dopo il riavvio, vedrete che Kaspersky vi, appunto, vi darà di nuovo la possibilità di attivarlo tramite appunto la versione di prova. Ok. Ora riattiviamo il nostro antivirus, cioè rientriamo nel nostro antivirus. Vi devo dire l'ultima cosa che, cioè, vi devo dire che il Trial Reset però presenta questo piccolo difetto, il cui appunto il difetto è quello che a causa dei recenti aggiornamenti di Kaspersky, il Trial Reset, anche se vi dà, cioè, vi dà appunto la versione di prova di 30 giorni, però Kaspersky ve la sospende quasi subito, cioè dopo circa 10-20 minuti, perché appunto, niente, è molto aggiornato, i produttori comunque hanno messo questo tipo di riconoscimento di Kaspersky per il TR7 e quindi appunto non ve lo fanno, praticamente questi 30 giorni di prova vi vengono sospesi subito. E quindi appunto adesso il TR7 mettiamo un attimo da parte perché ci servirà più avanti, anche se appunto a questo difetto ci servirà più avanti, mettiamolo da parte. Ok, ora andiamo in impostazioni e riattiviamo l'autodifesa. Ok, allora il secondo metodo che vi vorrei spiegare per poter attivare Kaspersky è quello di attivare Kaspersky tramite delle licenze scaricate da internet, le quali potete trovare sempre nel mio archivio, nella cartella Seriali Kaspersky 2012, che sono queste tre qua. Potete scaricare tantissime altre da internet, ci sono appunto molti siti che le danno, ma la cosa importante che dovete fare è scaricare queste licenze che siano aggiornate. Solitamente, non so, se adesso siamo ad agosto, è meglio se le scaricate delle licenze, non so, di Kaspersky 2012 per giugno, per luglio, ma non ad esempio licenze come tipo del dicembre scorso, del 2011, eccetera, eccetera. Perché il problema, perché appunto Kaspersky, quando voi li mettete per attivarlo, le blocca perché riconosce che sono licenze scaricate e non regolarmente acquistate in un negozio. E quindi dovete scaricare le aggiornate. Allora, per mettere queste licenze dovete, appunto, dovete fare questo procedimento qui. Allora, andiamo ad attivare il nostro antivirus. Se avete una qualsiasi licenza appunto attiva, eliminatela anche se è scaduta, non importa. Andate su Attiva l'applicazione. E appunto, se avete la licenza di prova scaduta, vi comparirà appunto quando andate in attivazione di Kaspersky questa finestra qui. Se invece non avete mai attivato Kaspersky in vita vostra o avete una licenza di prova che non è ancora finita e voi appunto la rimuovete per fare il procedimento che adesso vi spiego, vi apparirà questa finestra qui, che comunque è la stessa cosa. Voi dovete mettere in queste caselle bianche i numeri 11111
nell'ultima casella dell'ultima colonnetta dovete mettere X. E prima di far clic su avanti per continuare l'attivazione dovete disabilitare, cioè dovete disconnettervi da internet. Perché altrimenti il procedimento di attivazione tramite appunto questi file chiave scaricati non funziona. E poi cliccate su avanti. Poi andate a selezionare appunto il file chiave che ci interessa. Tra questi tre potete scegliere quello che volete, io scelgo il primo. Clicchiamo su avanti e terminiamo l'attivazione di Kaspersky. L'attivazione è stata completata. E vabbè, io appunto adesso devo aggiornare l'antivirus, ma non lo faccio ora. Comunque, come potete vedere, appunto la licenza è di 286 giorni. E niente, in questo momento appunto abbiamo Kaspersky attivato con una licenza di questa durata qui. Sembrerebbe che sia tutto a posto. Invece il problema è che, cioè appunto il problema sta proprio nell'aggiornamento. Perché quando voi, come nel mio caso, come quando Kaspersky vi chiederà di effettuare gli aggiornamenti, e voi andrete su aggiornamento, ed eseguirete l'aggiornamento oppure Kaspersky ve lo eseguirà in automatico. Al termine dell'aggiornamento Kaspersky vi bloccherà la licenza perché si accorge comunque, anche se appunto sono licenze scaricate che sono molto aggiornate, comunque si accorge comunque che queste licenze non sono regolari perché sono state scaricate da internet e non regolarmente acquistate. E per far fronte a tutto ciò entra in gioco il mio procedimento. Allora, ecco il mio procedimento. Quando voi siete in questa situazione, cioè avete attivato Kaspersky tramite file chiave, appunto, tramite file chiave aggiornate, appunto tramite queste file chiave qui, voi per effettuare l'aggiornamento dovete eliminare questa, appunto, questa licenza. Dovete eliminarla, cioè andate in gestione licenza, andate sulla X rossa ed eliminate la licenza. E poi dovete andare in attiva applicazione e dovete, appunto, vi deve comparire per forza questo tipo di attivazione qui, perché dovete attivare Kaspersky con la versione, con la licenza di prova, quindi attivate appunto la versione di prova e quando avete attivato la versione di prova voi effettuate l'aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento togliete la versione di prova e rimettete appunto, riattivate Kaspersky con il file chiave scaricato. Così Kaspersky non vi può beccare appunto che voi appunto avete attivato Kaspersky con il file chiave scaricato perché effettuate aggiornamento con la versione di prova già incorporata all'inizio in Kaspersky e non con un file appunto scaricato che Kaspersky vi potrebbe bloccare se effettuate aggiornamento con quel file chiave lì. Ok, quindi sembra tutto a posto. Le ultime due cose che vi devo dire sono: la prima cosa è che voi dovete impostare l'aggiornamento di Kaspersky non sull'impostazione appunto automatica, ma sull'impostazione manuale, cioè dovete andare in impostazioni. Poi andate in questo mondino qui, impostazioni di aggiornamento, andate in modalità di esecuzione. Se la modalità di esecuzione è impostata su automaticamente, voi cliccate su modalità di esecuzione e mettetela su manualmente e cliccate ok. Così Kaspersky non vi effettuerà gli aggiornamenti in automatico e perché se vi effettua appunto gli aggiornamenti in automatico e voi non ve ne accorgete e avete appunto attivato Kaspersky, mentre fa l'aggiornamento Kaspersky, voi avete attivato Kaspersky con una licenza scaricata, alla fine Kaspersky ve la blocca al termine dell'aggiornamento. Quindi per evitare queste sorprese, impostate appunto l'aggiornamento di Kaspersky in modalità da automatico, lo impostate su manuale. Quindi Kaspersky effettuerà aggiornamenti solo quando lo farete voi e per fare l'aggiornamento dovete seguire il mio procedimento che vi ho spiegato prima. Ok. L'ultima cosa che vi devo dire è che sta nel fatto che, appunto, come tutti sanno, le licenze appunto, con cui si attiva Kaspersky, mano a mano appunto, che passano i giorni, scalano i giorni, cioè appunto, scalano. E scala anche la versione di prova, cioè la licenza di prova, cioè questo metodo di attivazione qui, anche se voi lo utilizzate solamente per effettuare il mio procedimento. Esso mano a mano scala, cioè scala la licenza, no? Quindi per impedire, appunto, quindi per quando arriverete alla fine dei 30 giorni, quando passeranno 30 giorni e voi continuerete a fare appunto il procedimento che vi ho detto io di togliere la licenza, di mettere quell'altra per effettuare l'aggiornamento, eccetera, eccetera, quando vi scomparirà questo tipo di attivazione e sarete in questa situazione qui, che non c'è più questa roba qui, allora voi appunto attiverete il trial reset che vi farà riattivare questa, che appunto vi farà al termine del riavvio del computer, vi farà ricomparire questo tipo di attivazione qui, e quindi voi potrete rifare il mio procedimento per quante volte vorrete, ma appunto il trial reset non vi verrà bloccato perché voi utilizzerete la licenza di prova con il trial reset solamente per il tempo necessario per effettuare l'aggiornamento, quindi pochi minuti, diciamo. Ok.
Spero che il video vi sia piaciuto, mi dispiace molto se vi ho creato un po' di confusione, ma abbiate pietà del mio primo video, scusate la mia impacciataggine. Spero che continuerete a seguirmi, se volete iscrivervi al mio canale iscrivetevi, mi farete contentissimo. E niente, ci vediamo ad un prossimo video tutorial.